Tre nuove moto di ultima generazione, potenti ed efficienti, sono state date in dotazione alla squadra mobile etnea per i servizi antirapine e antiscippo. Un mezzo importante per continuare l'attività di prevenzione, ha detto il questore di Catania Marcello Cardona, che questa mattina in piazza Università ha illustrato le peculiarità delle moto. Saranno utili per il controllo del territorio, in contrasto alla criminalità, molto rapide ed efficienti, ha aggiunto Cardona. Voglio dire, avere la possibilità di utilizzare delle moto molto potenti ed efficienti ci consente di lavorare in prevenzione con una certa tranquillità. Certo, pensando anche a un'attività coercitiva, una moto di questo tipo ci consente anche di andare fuori provincia, andare sull'autostrada, insomma avere una lunga percorrenza. Che l'attenzione che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha verso la provincia di Catania è sempre molto alta e questo ci dà un piccolo sollievo rispetto agli eventi delittuosi. Certo, dobbiamo lavorare molto, abbiamo una controtendenza di reati e un abbassamento molto importante, ma non siamo per niente soddisfatti, perché fin tanto che ci sarà una sola persona che soffre nella commissione di questi reati molto brutti, specialmente quando si pensa a turisti che vengono nella nostra città. Quindi questo ci aiuta ad essere ottimisti, il personale è sempre ben motivato, i risultati ci sono, ma c'è tanto da lavorare. Utilizzeremo queste moto per le attività della sezione contrasto al crimine diffuso, ha detto il dirigente della squadra mobile di Catania, Antonio Salvago. Utilizzeremo queste moto che sono presentate oggi per le attività della sezione contrasto al crimine diffuso e fanno parte di un dispositivo importante che riguarda genericamente l'attività di prevenzione e repressione dei reati predatori. Vanno a far parte di un gruppo già consolidato che si inserisce poi in un dispositivo più grande che è quello di controllo del territorio, di cui fanno parte gli equipaggi delle volanti, gli equipaggi del reparto prevenzione crimine, delle motovolanti, ed è un servizio insomma, che è ben collaudato, che abbiamo utilizzato in occasione per esempio degli arrivi di centinaia di migliaia anzi di turisti con le navi da crociera che arrivano ogni fine settimana a Catania.